Ben ritrovati con la nostra informazione. In primo piano l'audizione del sindaco di Alessandria, Rita Rossa, sulla situazione economica del comune. Il primo cittadino si è presentato stamane a Torino davanti alla Corte dei Conti. Tra poco tutti i particolari nel servizio di Dede Vinci. Ora torniamo a parlare di lotta all'amianto e della petizione aperta dall'Associazione Familiari e Vittime Amianto di Casale Monferrato contro la partecipazione di Stefan Schmidheiny alla conferenza mondiale sull'ambiente in programma a Rio de Janeiro il 20 giugno. La notizia ha destato parecchio clamore, soprattutto perché è stato l'ONU ad invitare uno dei due responsabili della strage Eternit. Ed oggi, durante l'assemblea convocata alle 17.30 nel Salone Tartara di Casale da Afeva e sindacati, verranno raccolte altre firme di dissenso da inviare al Premier Mario Monti, oltre che al Segretario Generale dell'ONU e al Presidente del Brasile. Sempre nel pomeriggio i legali delle parti civili faranno il punto su come muoversi in vista del processo d'appello per il caso Eternit e promuoveranno azioni esecutive al fine di recuperare le provvisionali già ordinate con la sentenza di primo grado. Ed ora parliamo di Terzo Valico, torniamo ancora su questo argomento, la grande opera ferroviaria che prenderà il via nei prossimi mesi e che sta dividendo l'opinione pubblica tra pro e contro. È in programma per il 22 giugno a Novi Ligure un altro momento di dibattito promosso dal comitato novese No Terzo Valico. Sentiamo. Proseguono le discussioni e i dibattiti intorno al Terzo Valico. Per i prossimi passi decidiamo insieme. E questo il titolo dell'Assemblea Popolare che si terrà a Novi Ligure venerdì 22 giugno alle ore 21 nella Sala Forale di Via Carducci, promossa, come ha fatto sapere il Comitato Novese No Terzo Valico, da tutti i comitati sorti tra Piemonte e Liguria contrari alla realizzazione della nuova linea. Il Comitato, in una nota diffusa via mail agli organi di stampa, ha invitato tutti i cittadini a partecipare e dire la loro su quali debbano essere le prossime iniziative del movimento. Domani, intanto, l'argomento toccherà Pozzolo Formigaro. Qui i consiglieri di minoranza hanno strutturato un appuntamento nelle cantine del castello. Nel frattempo, nei giorni scorsi, ad Arquata Scrivia, nel corso di un consiglio comunale aperto, con i voti della maggioranza e del componente dell'opposizione Giovanni Cirri, è stata votata una delibera che esprime contrarietà al progetto per la realizzazione della linea Terzo Valico dei Giovi, confermando le determinazioni contenute nella delibera votata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Arquata il 7 dicembre 2005. Nel documento inoltre si afferma di voler adoperare tutti gli strumenti legali necessari alla tutela del territorio e della popolazione. Nel testo della delibera si dichiara testualmente che la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi comporterà interventi tali da poter determinare un forte e negativo impatto ambientale e sociale sul territorio del comune di Arquata, pregiudicando, si prosegue, la qualità della vita, la salute dei cittadini e le risorse naturali di cui dispone. Nella stessa seduta, un altro documento, invece proposto dai consiglieri di opposizione Alberto Cimino, Deborah Inglese e Maria Grazia Morando, è stato votato ma non è passato. Anche in questo caso i proponenti hanno espresso parere negativo rispetto al progetto per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi e hanno avanzato numerose richieste, tra cui l'istituzione di un tavolo istituzionale permanente insediato presso la Presidenza del Consiglio e formato da ministri delle infrastrutture, dell'ambiente e della salute, dalle regioni, dalle province e dai comuni coinvolti nella realizzazione dell'opera e l'istituzione di un osservatorio tecnico permanente che operi in loco, con il compito di vagliare e trovare soluzione a tutti i problemi ambientali, sanitari, trasportistici, economici e sociali collegati alla costruzione e alla messa in esercizio del Terzo Valico, allo scopo di minimizzare gli impatti sul territorio e di concertare tutte le azioni in grado di produrre compensazioni e benefici per le comunità locali. Sarà rievocata il 22 gennaio del prossimo anno in tribunale ad Alessandria una vecchia storia che vede imputato l'ex vicepresidente dell'allora SIP. L'uomo deve rispondere della morte di un dipendente di Novi Ligure. Sentiamo Emma Camagna.
Paolo Benzoni di Roma, a suo tempo vicepresidente amministratore delegato della SIP, per l'accusa è responsabile della morte, causa mesotelioma, del dipendente Luigi Toccalino di Novi, che come operaio giuntista era addetto alla posa e manutenzione dei cavi all'interno dell'allora società di telefonia. Imputato di omicidio colposo, sarà processato il 22 gennaio 2013. I familiari dell'uomo si sono costituiti parte civile. A Benzoni si contesta di non aver adottato i provvedimenti tecnici, organizzativi e igienici necessari a contenere l'esposizione all'amianto e non fece sottoporre i dipendenti, mai informati sui rischi che correvano, a un adeguato controllo sanitario. Toccalino, morto nel 2010 a 63 anni, per saldare cavi utilizzava come unica protezione alcuni teli che sprigionavano fibre di amianto. Quando andò in pensione, l'INAI gli riconobbe la malattia professionale. Sono state la moglie e la figlia a far aprire l'inchiesta inviando un esposto alla procura. Cambiamo argomento, il microcredito cos'è e come si potrebbe utilizzare in Italia? A questa domanda si cercherà di rispondere nell'ambito del convegno che si svolgerà il prossimo 18 giugno ad Alessandria, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio Alessandrina e dalla Fondazione Gianfranco Pittatore. Il servizio di Katy Porcettu. È uno strumento che esiste già sul mercato italiano, anche se non ha ancora trovato un'applicazione capillare. È il microcredito, sistema che fu creato in India, con funzione soprattutto assistenziale e che consente di finanziare piccoli bisogni occasionali con piccoli prestiti. Di questo si parlerà nell'importante seminario di studi che si svolgerà lunedì prossimo ad Alessandria, organizzato da Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione Gianfranco Pittatore. Durante il convegno si cercherà di capire se il microcredito possa essere un'opportunità di sviluppo solidale, oltre che uno strumento per rispondere alle esigenze di chi vuole avviare piccole attività imprenditoriali e non dispone di capitale iniziale, né riesce ad accedere a forme di finanziamento. Il microcredito è un tentativo di mettere insieme la solidarietà con il sistema bancario. In genere succede questo, che c'è una banca che mette a disposizione una certa cifra, e la domanda di qualcuno di voi era giusta oggi, però mette a disposizione una certa cifra e che viene gestita da un istituto estraneo alla banca, non dai normali canali bancari. Ecco, questo è uno dei punti, uno dei presupposti. E viene gestita a favore di famiglie che si trovino in particolare situazione di bisogno, ma che abbiano la volontà e la capacità di restituire il prestito. Ecco, sottolineo questa cosa, non è un regalo, ecco. Al tavolo dei relatori siederanno esperti di economia e finanza che chiariranno la differenza tra microcredito e microaiuto e cercheranno di fornire utili indicazioni, soprattutto sul piano normativo, per capire come sia possibile esercitare questa particolare forma di sostegno. Il convegno di lunedì prossimo ha questo scopo, capire se ci sono le condizioni normative, finanziarie e di merito per metterlo in piedi. È chiaro che noi siamo in una situazione in cui negli anni la provincia di Alessandria ha inventato e poi è stata copiata in mezza Italia l'anticipo sulla cassa integrazione, il primo sostegno alla cassa integrazione in deroga. Abbiamo fatto questo fondo insieme alla fondazione riguardo all'emergenza abitativa, che diventerà operativo, perché poi le cose nuove hanno sempre bisogno di tempi tecnici un goccino più lunghi. Quindi abbiamo qualche esperienza di interventi concreti, speriamo che questo si aggiunga, insomma. Pensiero va. Torniamo, come dicevamo, sull'audizione del sindaco di Alessandria davanti alla Corte dei Conti di Torino. Sentiamo De De Vinci. È iniziata stamattina alle 10 ed è già terminata l'audizione del sindaco di Alessandria Rita Rossa, dell'assessore al bilancio Pietro Bianchi e del ragioniere capo Antonello Zaccone davanti alla sezione di controllo del Piemonte della Corte dei Conti. Nell'adunanza convocata dai magistrati, il sindaco ha definito la situazione finanziaria dei conti della città drammatica, aggiungendo che un risanamento è possibile solo nel medio e lungo periodo.
In primo piano le emergenze, come i primi provvedimenti presi per il salvataggio degli stipendi dei dipendenti AMIU e ATM, con inoltre l'annullamento della delibera di adozione del bilancio preventivo del 2011. È stata quindi sottolineata la grave situazione nei confronti delle banche. Quella di oggi a Torino probabilmente è stata l'ultima puntata della serie I bilanci del Comune di Alessandria. Si è trattato dell'atto conclusivo del procedimento che ha già visto le pronunce del 28 settembre 2011, del 28 novembre 2011 e del 12 e 17 febbraio 2012, riferite ai bilanci consuntivi 2009-2010 e preventivo 2011, in relazione alle responsabilità contabili della precedente amministrazione Fabio. Sembra comunque inevitabile l'arrivo di un commissario in comune dopo l'annullamento del bilancio preventivo del 2011. Nell'attesa della pronuncia definitiva, che dovrebbe arrivare al massimo entro la prossima settimana, la sindaca Rita Rossa ieri ha dichiarato: questa audizione è l'occasione per illustrare i primi provvedimenti tesi al risanamento delle finanze comunali e al ripristino della regolarità contabile nel comune di Alessandria. Andiamo ora a Tortona, dove la Giunta Comunale ha approvato il piano triennale di lavori pubblici, numerosi gli interventi previsti in città, come ci racconta Stefano Roncati. Ammonta ad oltre 12 milioni 200 mila euro la cifra totale in cantiere per i lavori pubblici a Tortona nei prossimi tre anni. La Giunta Comunale ha approvato il piano triennale 2012-2014 che prevede, già per quest'anno, opere per un ammontare superiore al 1,5 milioni. Nei prossimi mesi sarà avviata la costruzione di loculi e cappelle nel cimitero urbano. Altri interventi riguarderanno invece la rimozione dell'amianto dai fabbricati delle Piane e dallo chalet Castello, operazione per il quale il Comune di Tortona ha ottenuto un contributo dalla Regione Piemonte pari ad oltre 320 mila euro. È importante procedere con la rimozione dell'Eternit al fine di eliminare le ultime due criticità importanti dal nostro patrimonio, ha spiegato il sindaco Massimo Berutti. Sono in programma anche interventi di consolidamento delle strade per la circolazione di auto, pedoni e ciclisti nella zona di via Emilia Nord, che da tempo necessita di una sistemazione. Inizieranno già quest'anno e proseguiranno anche il prossimo i lavori nell'ambito del piano strade e marciapiedi, mentre sono in programma per il 2013 gli interventi di manutenzione di alcuni edifici scolastici. Riqualificazione anche per l'area delle Piane, con lavori finanziati in buona parte da contributi regionali, oltre che da fondi derivanti da dismissioni. Sono previste inoltre la sistemazione dei giardini pubblici Luigi Silvi, la realizzazione della rotonda all'incrocio tra la ex statale 21 e strada Bosco e la riqualificazione dell'ingresso a sud della città, con la realizzazione di una nuova rotatoria tra Corso Don Orione, la ex statale 35 dei Giovi e via Don Goggi. Sono in calendario nel 2014 infine la ristrutturazione e l'ampliamento del comando di Polizia Municipale, Protezione Civile e del fabbricato dove si trovano Croce Rossa 118 e Guardia Medica, oltre ai lavori del secondo lotto di ristrutturazione del fabbricato napoleonico di via Bandello e della caserma Carabinieri. Sempre per il 2014 il piano prevede la manutenzione straordinaria del cavalcavia ferroviario su strada Savonesa ed il risanamento della struttura per anziani Cora Kennedy Sada. L'ospedale di Acqui Terme resta una struttura cardine per il territorio, lo ha confermato la direzione dell'ASLAL in visita al nosocomio della cittadina termale. Va detto che in un quadro generale di razionalizzazione delle risorse in ambito sanitario, l'ospedale di Acqui, che pur spicca per alcuni reparti di buon livello come medicina e chirurgia, dovrà necessariamente interagire con l'azienda ospedaliera di Alessandria e garantire la messa in sicurezza del territorio attraverso il 118. Da qui la necessità, ribadita anche da parte del sindaco Enrico Bertero, di potenziare il pronto soccorso, dove si auspica la creazione di un'area critica e dove i pazienti possano essere ricoverati rimanendo in carico al Dipartimento Accettazione Emergenze. Voltiamo pagina, torna a Marengo la rievocazione della storica battaglia. Articolata in 4 giorni, la manifestazione avrà inizio giovedì 14 per culminare nella rievocazione vera e propria di domenica 17. Tante le novità e gli eventi che faranno da contorno appunto a questo grande appuntamento. Sentiamo Edoardo Ferrarese.
La rievocazione della battaglia di Marengo è un momento storico ed artistico centrale nelle attività della provincia di Alessandria. La battaglia, svoltasi nel giugno del 1800, vedrà la sua rievocazione vera e propria domenica 17 giugno, ma gli eventi offerti al pubblico inizieranno il 14, giorno del 212 anniversario dello scontro tra le truppe napoleoniche e l'esercito austriaco. Organizzata con il sostegno della Regione Piemonte, della Banca di Legnano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, devolverà il ricavato del servizio ristorazione in beneficenza alla Fondazione Uspidalet Onlus di Alessandria. Fulcro di tutte le manifestazioni sarà il Marengo Museum, oramai consolidata realtà culturale e turistica nella provincia. Proprio al museo avrà inizio da 4 giorni di eventi. Nell'auditorium l'Orchestra Filarmonica di Torino proporrà un concerto in omaggio alla nazione francese. Il giorno successivo la location si sposterà a Serravalle, dove nelle sale espositive del comune numerosi artisti contemporanei proporranno alla mostra il disegno di Napoleone, organizzata dall'Associazione Culturale Libarna Arte 20. La sua presidente, Judica D'Ameri, durante la conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato il fatto che la mostra abbia il patrocinio dell'ambasciata francese e che vi prendano parte artisti di altre regioni. Sabato vedrà di nuovo Marengo protagonista, con l'arrivo dei Reenactors e l'apertura degli accampamenti francese e austriaco, terminando la giornata con la presentazione di un libro sulla battaglia. Il gruppo alessandrino dell'Associazione Nazionale Alpini proporrà la cena a base di specialità locali, con portata principale il pollo alla Marengo. In serata verrà messa in scena la simulazione in wargame di un'inedita battaglia navale di Marengo, all'interno della piramide del museo. Domenica sarà invece la giornata clou. Dalle 10.30 del mattino ci sarà la rievocazione della battaglia. La novità di quest'anno è rappresentata dal luogo, sarà infatti il bosco del parco ad essere teatro della storica battaglia. Seguirà infine un'estemporanea di pittura, Marengo sulla tela, dedicata ai luoghi della battaglia e alle sue rappresentazioni, che terminerà in serata con la premiazione dei vincitori. Presente alla conferenza anche il presidente della provincia Paolo Filippi, che ha così commentato: la rievocazione della battaglia di Marengo è un punto di forza nel nostro territorio. Dobbiamo continuare a sostenere il museo nel suo lavoro. Una scelta, diciamo, concerto benefico ad Ovada per raccogliere fondi da destinare ad una scuola materna. Ad esibirsi sul palcoscenico del Teatro Comunale i Cluster Vocal Band, gruppo vocale emergente che ha già registrato importanti partecipazioni sul piccolo schermo. Sentiamo Bruno Mattana. Grande successo al Teatro Comunale di Ovada della serata concerto dedicata in particolare al quintetto a cappella Cluster Vocal, una partecipazione benefica a favore della raccolta di fondi da destinare alla scuola materna Coniugi Angela e Andrea Ferrando per un'importante ristrutturazione. I Cluster, chiarisce il segretario del Leo Club di Ovada Claudio Palli, sono un gruppo vocale della nostra zona e territori vicini che, seppur costituito da giovanissimi, vanta già un curriculum prestigioso. Il gruppo ha partecipato con grande successo al programma televisivo X Factor 2008 e da quel momento ha iniziato un percorso continuamente in ascesa. La notte, parlare d'amore. Aggiunge Palli, l'anno scorso sono stati anche protagonisti nel programma televisivo evento di Fiorello su Rai 1, il più grande spettacolo dopo il weekend, impressionando gli spettatori presenti e i telespettatori per le grandi capacità melodiche, capacità che consentono al gruppo, come abbiamo visto anche al Comunale di Ovada, delle straordinarie performance vocali e interpretative, che strappano scroscianti applausi. Grazie. Nella serata si sono esibiti anche, e sono stati molto applauditi, i componenti della Corale Polifonica Laboratorio Corale Alfredo Casella di Novi Ligure, che ha aperto la serata concerto. Nell'ambito della medesima, Lions Club e Leo Club hanno consegnato una targa riconoscimento alle sorelle Dardano, che per molti anni hanno gestito per conto del Comune il Cinema Teatro Comunale ed ora hanno deciso di lasciare l'incarico per dedicarsi meglio alle loro famiglie. Serata di gala per la sezione femminile della Croce Rossa di Novi Ligure. Durante l'appuntamento è stata ricordata la mission del sodalizio benefico. Sentiamo Enrico Maria. Condivisione, volontariato, solidarietà.
Tre sostantivi per riassumere il successo della serata di gala organizzata dalla sezione femminile della Croce Rossa Italiana del Comitato Locale di Novi Ligure, che ha visto la partecipazione di circa 250 persone. Credere in ciò che si intraprende e credere in quello che può sembrare incredibile è il messaggio che si vuole passare ai giovani per aiutarli a vivere in una dimensione che non sia soltanto individuale ma aperta agli altri. La sezione femminile novese è un esempio confermato nel tempo di un impegno che comporta una crescita psicologica personale, mentre si agisce concretamente a favore di chi ha bisogno. Esempio di queste qualità ne è il commissario Stefania Corte Stabilini, che riveste il suo compito con consapevolezza e sensibilità d'animo. Inoltre, grazie alla guida del commissario del comitato locale Sandra Mantero Negrini e alle volontarie, si sono sviluppati e realizzati diversi progetti volti all'attività socio-assistenziali. I progetti della sezione femminile sono il fundraising, con l'organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi, lo sportello d'ascolto, attivo dal 1988, per dare sostegno morale ed economico alle fasce più deboli, un sorriso per gli anziani, che vede visite alle case di riposo, e dallo scorso anno l'accompagnamento settimanale di anziani non autosufficienti, la distribuzione di derrate, il baby milk con la distribuzione di latte in polvere, uno sguardo al futuro, progetto che prevede l'acquisto di occhiali per bambini indigenti in età scolare primaria, e infine il contributo per le attrezzature sanitarie degli automezzi Croce Rossa Italiana del comitato locale. Un'attività intensa, viva, che si traduce in concreti risultati sul territorio e che rispecchia i 7 principi della Croce Rossa, che sono umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità. La pagina sportiva è in programma nel fine settimana la consueta 24 ore di basket, manifestazione sportiva a sfondo benefico che scatterà alle 12 di sabato 16 giugno. Durante la giornata saranno protagonisti in campo anche gli atleti di basket in carrozzina. Tra poco i particolari nel servizio, poi previsioni del tempo e consueta rubrica delle notizie utili. Spazio ad aria pulita subito dopo, parleremo ancora di sport, questa volta di calcio, con Stefano Roncati. Conosceremo il nuovo direttore sportivo dell'Alessandria, Massimo Menegatti, che spiegherà le strategie del club. Grazie per averci seguito, io vi rimando alle prossime edizioni.